Niente, noi facciamo così col Padre nostro poi allora. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo il Signore che ci ha riuniti nel giorno della festa di San Sebastiano. San Giuseppe. La festa di San Giuseppe. E che ci invita a casa sua, perché praticamente è San Giuseppe il padrone di casa, anche se proprio tramite padroni di questa casa, però loro hanno voluto che il padrone sia proprio San Giuseppe e per questo l'hanno messo qua, guardate esposto, e che ci prepara questa tavola particolare, con le cose che non possono mancare mai in questo giorno. Che cosa abbiamo? Già abbiamo assaggiato un po' anche di finocchi, poi che cosa abbiamo? La pasta con? Sì, poi il pane, il bastone e poi sicuramente spingi, ce le abbiamo. E queste cose che si sempre prepara quando noi prepariamo le ginelle. Sì, questa è la festa che noi facciamo adesso. Benedici, Signore, questa tavola che hai preparato per noi nel ricordo di San Giuseppe, custode di Santa Famiglia, e insegnaci a vivere la vita nella santità nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su questa tavola e su tutti voi, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. San Giuseppe prega per noi. Allora, San Giuseppe prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Sì. Grazie ai padroni di casa. Un applauso a San Giuseppe e ai padroni di casa. Si chiama gentificazione musicale.
E nella santità preghiamo. Secondo Luca. Andavano tutti a farsi registrare
ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea. Ascoltano il disegno di oro su quel bimbo che Dio loro ha affidato. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Quando preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Fino alla morte di Erode. Il Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e vanno ad andare e poi a sempre i nostri passi nei sentieri della vita. Preghiamo. O Signore, fa che possiamo restarti fedeli nell'ora della prova. Giuseppe ha aderito alla tua volontà, non con le parole ma con la vita concreta. Fa che in tutte le prove della vita possiamo unicamente fare la tua volontà e amore. Preghiamo.
mezzo a loro col suo spirito, che è l'amore stesso di Dio che vive nei nostri cuori. Santificate i suoi comandamenti, soprattutto nell'amore scambievole, che è il segno distintivo dei discepoli di Gesù. Preghiamo insieme e diciamo: custodisci la tua Chiesa nella santità e nel tuo amore, Signore. Thank you.